Buonasera e benvenuti alle edizioni delle 19 di J News. Il governo paga i suoi debiti alla provincia di Teramo, 14.915.000 euro, anni di trasferimenti erariali assegnati dalle diverse finanziarie dal 1996 al 2012 regolarmente iscritti in bilancio impegnati per realizzare opere pubbliche per servizi, forniture mai arrivate nelle casse dell'ente lo Stato ora è costretto a pagare la provincia grazie appunto al decreto inciuntivo presentato contro il Ministero del Tesoro, ma ascoltiamo le considerazioni del Presidente della provincia, Walter Catarra Diciamo che siamo fra le 15 che hanno fatto causa e che poi diciamo, 12-13 sono state pagate, ma molte altre adesso stanno facendo cause ma ormai sono arrivate diciamo così, fuori tempo massimo e quindi noi avremo la bellezza di 14 milioni 915 mila euro di pagamenti pregressi dello Stato che cadranno sul nostro, sul nostro territorio e andremo a pagare una serie di attività che sono state già svolte sul nostro territorio e direi che nel giro di due mesi circa eh, molti dei nostri fornitori di servizio e di opera insomma, avranno, avranno questi soldi. L'intuizione è stata quella di fare terzi in Italia, dopo Venezia e Treviso, il ricorso per decreto ingiuntivo e il fatto che poi il Ministero dell'Interno sia stato costretto a riconoscere la validità del nostro, del nostro decreto e quindi ha dovuto pagarci, non ha potuto farne a meno. Soldi che serviranno a pagare le imprese, i fornitori e i servizi. Che avevano già lavorato per la provincia, avevano fatto delle attività per la provincia e che da anni attendevano di avere, di avere finalmente soddisfazione. Quindi sono una boccata di ossigeno in questo momento in cui l'economia è quella che è, quindi 15 milioni e 900 mila euro non sono eh, diciamo così, eh, poca cosa. Sì. Io devo ringraziare, no, la nostra intuizione di fare il ricorso, diciamo così, esquisitamente politica, ma poi l'avvocatura con l'avvocato Zecchino e tutta la, la sezione finanziaria della provincia ha lavorato veramente bene con il deliberatore, siamo stati insieme con Zecchino e il deliberatore a Roma dal direttore generale e diciamo è stato fatto un grande lavoro, un grande lavoro ancora deve essere fatto, proprio perché eh, ci sono già almeno 300 eh, pagamenti da fare immediati, quindi... Diciamo è un grande lavoro, ma uh, lo affrontiamo ben volentieri, diciamo così. questa per noi è una gran bella notizia. C'è poi un'altra possibilità, forse, un po' più complicata, un po' più anche eh, meno netta, che però è data dalla possibilità di richiedere anche gli interessi legali. Su questo c'è tutta una discussione adesso a livello nazionale, però vedremo anche lì di poter ottenere ulteriore soddisfazione. Non c'è pace per la ASL di Teramo in attesa dell'udienza preliminare del prossimo 3 dicembre che dovrà decidere se mandare a processo tra gli altri il direttore generale uscente Giustino. Marrassi il direttore sanitario Camillo Antelli la procura di Teramo iscrive due nuovi dirigenti nel registro degli indagati il pubblico ministero Davide Rosati ha richiesto un sequestro preventivo poi accordato dal GIP di 657 mila euro prelevati in vari istituti di credito la misura si è resa necessaria perché secondo le indagini l'appalto antincendio dell'azienda Teramana sarebbe stato assegnato senza nessuna gara pubblica affidando a una società Teramana che si occupa di gestione delle emergenze antincendio. Per questo motivo sono indagati due dirigenti della ASL di Teramo, uno però è stato da poco trasferito e il co-titolare dell'azienda. Le ipotesi di reato formulate dalla Procura sono truffa e abuso d'ufficio. Per i dirigenti della ASL c'è anche la. Falsità ideologica. Inoltre per il dirigente trasferito il sostituto procuratore Davide Rossati aveva anche chiesto gli arresti domiciliari, misura però negata dal GIP perché non c'è possibilità di reiterare il reato. E parliamo ancora di inchieste perché la Procura di Pescara ha presentato richiesta di archiviazione nei confronti del sindaco del capoluogo Adriatico Luigi Albo Remascia accusato di abuso d'ufficio e falso nell'ambito di un'inchiesta sulle spese per il titolo sportivo Pescara 2012. La richiesta di archiviazione è stata avanzata dal PM Annarita Mantini. Il sindaco assistito dagli avvocati Vincenzo Di Girolamo e Augusto Lamorgia è finito sotto inchiesta in veste di presidente del comitato promotore di Pescara 2012 nel mirino degli inquirenti una presunta irregolarità legata ad una consulenza da circa 30.000 euro affidata alla professionista Barbara Briolini. Le indagini sono state avviate a seguito degli esposti presentati dai consiglieri comunali Adelchi sul Pizio e Massimiliano Pignoli. Ora aspetta il GIP decidere se archiviare o meno la vicenda. E la squadra mobile di Teramo nel pomeriggio di ieri nel corso di una specifica Specifica, scusate, attività antidroga effettuata a Torricella Sicura ha tratto in arresto Marcello D'Angelo Antonio eh, di anni 46 in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione e fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti operanti, avendo appreso da persone gravitanti nel mondo della droga che l'uomo nella giornata di ieri si era approvvigionato di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente da destinare sul mercato locale, lo rintracciavano. A bordo della sua automobile. A seguito della perquisizione eseguita all'interno della propria abitazione, venivano rinvenuti circa 20 grammi di cocaina divisi in dosi più un bilancino elettronico di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento. Ultimate le formalità di rito, come da disposizione impartite dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, veniva sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida. È una scossa di terremoto questa mattina è avvenuta tra Tagliacozzo, Santa Maria e Pereto di intensità 1,7 gradi. La scossa è stata registrata alle 8:50 e ha spinto docenti e bambini della scuola primaria Bevilacqua di Tagliacozzo a uscire per la sicurezza dell'istituto. Subito il sindaco Maurizio Di Marco Testa ha contattato la protezione civile per avere le rassicurazioni. I bambini sono così rientrati. In cassa, in classe non sono stati registrati comunque danni a cose o persone. E apriamo la pagina del maltempo perché la situazione è decisamente in miglioramento. I disagi restano, soprattutto in alcune zone interne. La perturbazione attila oramai ha vissuto il proprio picco con un'ulteriore nevicata avvenuta questa notte in Valvibrata. Le scuole questa mattina sono rimaste chiuse, ma domani riapriranno e la viabilità non presenta problemi di sorta. Facciamo adesso il punto della situazione. Gli ultimi colpi di coda di Attila, la perturbazione che negli ultimi due giorni ha funestato buona parte dell'Abruzzo delle Marche, nella fattispecie le zone più esposte ad est verso il mare Adriatico ormai alle spalle. C'è ancora nevischio, piove da questa mattina ma la situazione è decisamente migliorata, anche nelle prossime ore la situazione dovrebbe andare regolarmente a norma a regime. Le strade sono perfettamente percorribili nonostante durante la notte ci siano state soprattutto nelle zone interne nuove precipitazioni. In buona parte della Val Vibrata oggi le scuole sono ancora chiuse per scopo ovviamente di natura precauzionale ma domani tutto tornerà a normalità. Non si registrano particolari eh, problemi, come detto le strade eh, sono libere, non ci sono eccessive eh, problematiche, continua a far freddo ma come eh, dicono i meteorologi la situazione insomma dovrebbe essere leggero miglioramento È già a partire dal eh, pomeriggio. Il tempo dovrebbe comunque avere un deciso miglioramento anche se le temperature restano molto rigide. I problemi maggiori si registrano però soprattutto nelle zone interne. La viabilità rimane infatti problematica a causa di alberi e rami crollati sulle sedi stradali. Anche la 14 è stata interessata durante la notte da un'intensa nevicata. Presidiati fino all'alba i caselli di Ramani per il filtraggio dei mezzi pesanti. Il transito nelle aree interne, da quelle collinari a quelle montane, è possibile con catene o pneumatici da neve. Resta difficile la viabilità sulle arterie provinciali sulla Statale 81 Teramo Ascoli. Lentamente sta tornando l'energia elettrica in alcuni nuclei disalimentati. Ieri la Croce Rossa di Silvia ha fornito un generatore di corrente a una ragazza in dialisi residente a Bisenti, sprovvista di energia elettrica. Nella notte la Croce Rossa di Roseto ha fornito benzina per un gruppo di alimentazione di un respiratore sempre a Bisenti. Scuole chiuse anche oggi, in buona parte dei comuni erami ben 31, vigili del fuoco al lavoro dalla notte per recuperare tir, auto e liberare le strade dai rami. Sotto osservazione alcuni capannoni. Dunque Attila ci ha lasciati, ma l'agricoltura ha subito decisamente forti danni tanto che l'assessore regionale D'Abruzzo Mauro Febbo ha chiesto il riconoscimento dei, di calamità naturale. Abbiamo già avviato la procedura per richiedere lo stato di calamità naturale a seguito dei forti temporali della scorsa settimana e delle intense nevicate di questi giorni. Si legge in una nota che hanno danneggiato pesantemente i terreni ed in particolar modo i vigneti. Lo ha detto proprio al margine dell'oderna conferenza stampa l'assessore all'agricoltura Mauro Febbo. Ovviamente ha proseguito, manca ancora una quantificazione dei danni. A tal proposito invito gli operatori agricoli e le organizzazioni di categoria ad aiutarci in questa ricognizione. Chiederò anche ai comuni di darci una mano, anche perché prima di ottenere la dichiarazione dello Stato di calamità naturale occorrerà una serie di passaggi tecnici intermedi non ultima una pre notifica all'Unione europea che peraltro abbiamo già inoltrato. E la situazione è abbastanza tranquilla anche nelle Marche, in Riviera, San Benedetto del Tronto. Nella notte, i vigili del fuoco di Ascoli hanno effettuato 16 interventi tra le province di Ascoli e Fermo, il più rilevante a San Giacomo di Valle Castellana, per salvare quattro persone che erano rimaste isolate. Emergenza rappresentata anche dalla mancanza eh, di energia elettrica in alcuni comuni per un guasto ad una linea portante dell'Enel. blackout questa mattina a rocca. Fluvione, Venarotta, Rotelli, Palmiano ed alcune eh, frazioni di Ascoli. E nevi, ha nevicato ininterrottamente da due giorni anche a Ripatranzone dove abbiamo un territorio molto vasto con tante strade, frazioni molto abitate e numerosissime case sparse. Si legge in una nota del Comune di Ripatranzone, eppure grazie all'estrema collaborazione dei dipendenti comunali ben coordinati, dalla Polizia Municipale e dagli amministratori, a cominciare dal vice sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi, si è riusciti finora a fronteggiare l'emergenza, ad intervenire prontamente dovunque ce ne fosse necessità. In quest'opera il Comune è aiutato anche da volontari della protezione civile e da privati cittadini. E cambiamo argomento con i sindaci del Piceno che attaccano il presidente dell'area vasta 5 Giovanni Stroppa. Nel corso dell'ultimo Comitato ristretto dei sindaci è stata invocata a gran voce l'indizione di una conferenza urgente che riferisca sull'operato in materia di sanità della direzione dell'Area vasta 5. Chiediamo soluzioni che non impoveriscano ulteriormente il territorio, hanno dichiarato in coro i primi cittadini che hanno anche lamentato la mancata attuazione delle linee guida. Ci doveva essere un potenziamento dei servizi nei nosocomi, ha denunciato il sindaco di Offida Valerio Lucciarini tirando le somme, i risultati di questa gestione sono negativi. All'infocata riunione erano presenti pure i sindacati, Stroppa li ha. Rassicurati, garantendo che in pochi giorni saranno presentati alcuni punti del piano industriale, nel mirino dei lavoratori soprattutto la disparità di finanziamenti per le singole aree territoriali, contratti degli infermieri da rinnovare e le condizioni del reparto di psichiatria con il Madonna del soccorso che può garantire 10 posti letto su 14. E andiamo a San Benedetto, era il fiore all'occhiello di un'intera città. Parliamo del settore pesca di San Benedetto, che per anni è stato ai vertici nazionali. Negli ultimi tempi, purtroppo, si segnalano più le demolizioni dei mezzi che le nuove imprese pescherecce. L'assessore alla pesca del comune di San Benedetto, Fabio Urbinati. Spiega ai nostri microfoni quali possono essere le opportunità grazie ai fondi europei dedicati proprio alla pesca. Vediamo il servizio dei colleghi di Riviera oggi. Con l'assessore alla pesca Fabio Orbinati, per fare un po' il punto sulla marineria sanbenettese, alla luce dei progetti, delle novità anche di questi ultimi anni. 12 demolizioni nel 2012, qual è la situazione della, della marineria di San Benetto? Ma sicuramente la situazione negli ultimi anni si è aggravata perché questo è un settore che vive una crisi profondissima da più di 15 anni. La crisi congiunturale che ha colpito anche altri settori delle economie portanti del nostro territorio chiaramente, chiaramente ha aggravato un po' la situazione. È importante però che in questi ultimi anni ci siano parecchi progetti che denotano un risveglio in questa attività, soprattutto da parte di quelle imprese che... Diciamo, nel ventennio soprattutto della pesca atlantica e dopo hanno avuto la possibilità di sviluppare grandi know-how che oggi sono importantissimi in tantissime marinerie del mondo. Quindi noi confidiamo che anche il nuovo piano della pesca che è stato varato a Bruxelles qualche mese fa e che sarà operativo entro l'anno la, 2014, che prevede proprio all'interno un nuovo piano per la gestione dell'Adriatico e Ionio possa segnare una grande ripresa, una ripresa a livello nazionale che noi vogliamo dire con una punta di orgoglio, possa partire da questa città. Noi sappiamo benissimo che su questo nuovo piano della pesca la Marineria San ha lavorato sin dall'inizio della sua stesura, grazie alla collaborazione del vicepresidente della Commissione Pesca a Bruxelles, l'onorevole Milana, che ha tenuto in debito conto quelle che sono state le nostre indicazioni. Ora diciamo, la bravura delle associazioni, la bravura di noi come amministrazione dovrà essere nel mettere in pratica tutte queste novità. E questo risveglio politico che c'è stato intorno al settore della pesca. Le nuove generazioni in che modo si confrontano col mondo della pesca, visto che negli anni 60-70 era lo sfogo principale per i Sanvenettesi. Certo, è classica la battuta che oggi vediamo anche in tanti spettacoli teatrali che alla fine della scuola dell'obbligo il genitore chiedeva al figlio vuoi andare a scuola o vuoi andare a mare, non a lavorare, ma si diceva vuoi andare a mare perché appunto era l'economia della nostra città. Per i giovani c'è eh, diciamo una grossa possibilità, infatti, e questa è un'indicazione che è venuta proprio dal nostro territorio, il nuovo FEAMB che ha stanziato di nuovo 6 miliardi e mezzo di euro a livello europeo, sono tanti soldi se prendiamo in considerazione altri settori, prevederà proprio diciamo, una, un comma, una legge eh, proprio sul rinnovamento generazionale. Infatti un pescatore che ha più di 50 anni potrà assumere diciamo, un dipendente che ha meno di 30 anni e il 50% diciamo, del costo sarà sostenuto dalla comunità europea attraverso il FEAMB. Tre borse lavoro per i disoccupati di Cupra Marittima. Questa è l'iniziativa promossa dall'assessore alle politiche sociali Anna Maria Cerolini. Come si legge nel bando, il Comune si impegna a realizzare il progetto Misure Anticrisi, finalizzato all'integrazione e inclusione sociale attraverso dei tirocini o borse lavoro destinati a... Cittadini svantaggiati per rimuovere le condizioni di disagio economico e a rischio di emarginazione. L'intervento ha l'obiettivo di fornire al soggetto un sostegno temporaneo per inserirsi nel mondo del lavoro. Il Comune ha perciò istituito tre borse, di cui due riservate a cittadini italiani. Spiega riguardo l'assessore, alcuni contribuenti cuprensi hanno deciso di devolvere il 5% per mille del loro reddito al comune. Tale cifra per legge deve essere impiegata in progetti nel sociale. In qualità di assessore alle politiche sociali ringrazio questi cittadini per la loro sensibilità e voglio comunicare ad essi che la cifra ottenuta unitamente ai fondi propri verrà utilizzata per delle borse lavoro a disoccupati che non usufruiscono di alcun ammortizzatore sociale. E il presente e il futuro dell'agricoltura abruzzese. Se ne parlerà nei dieci incontri che la Direzione Politiche Agricoli della Regione Abruzzo ha organizzato sul territorio in tutte e quattro le province. Si tratta di un'iniziativa che si inserisce all'interno del piano di comunicazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013. A presentarla questa mattina a Pescara nel corso di una conferenza stampa l'assessore alle politiche agricole Mauro Febbo. Il piano di sviluppo rurale ha un ruolo fondamentale per il comparto agricolo Abruzzese ha spiegato Febbo, e sarà il protagonista principale degli appuntamenti in programma nel corso dei quali si analizzeranno risultati e prospettive, ma vediamo i dettagli nel servizio. Assessore Febbo, il eh, piano di sviluppo rurale eh, tra eh, vecchia e nuova programmazione, una serie di incontri sul territorio abruzzese. Ma intanto andiamo sì, in 10 incontri sull'intero territorio abruzzese per far capire i risultati che abbiamo conseguito con questa eh, programmazione. Credo risultati importanti. Il primis è quello di non aver rimandato i soldi indietro come purtroppo accadrà per altre eh, regioni. Noi siamo la seconda regione d'Italia a, a fine novembre già aver raggiunto l'obiettivo, anzi l'abbiamo già sfondato eh, di oltre 5 milioni, quindi al 31 dicembre saranno ancora cifre ancora più importanti. Ma soprattutto aver eh, insomma, centrato Alcuni obiettivi con il primo insediamento abbiamo permesso l'apertura di 1200 nuove aziende, abbiamo dato alle aziende agroturistiche, alle nostre cantine, ai nostri frantoi, ehm, oltre 200 milioni di euro per, per i nuovi impianti, per alta tecnologia. Eh, siamo, abbiamo fatto interventi importanti sul biologico e anche là ci sta dando diciamo, belle soddisfazioni. Quindi diciamo che eh, questi dati li vogliamo far conoscere, nel contempo vogliamo conoscere anche le criticità e soprattutto queste criticità ci devono. Eh, far capire come scrivere il nuovo strumento europeo. Mercoledì scorso il Parlamento europeo ha liquidato finalmente la nuova PAC, una PAC che incide solo per il 38% sul bilancio europeo, non più il 70% come eravamo abituati, 35 miliardi sono stati assegnati al nostro Paese, cominciamo la trattativa con le altre regioni e poi lì chi è più bravo porta qualcosa in più a casa. E poi cominceremo, anche in quel caso cominceremo un'altra serie di incontri. Invece sul fronte del maltempo, danni da allagamenti nelle scorse, eh, scorse giornate, adesso la neve. Eh, voi avete già avviato le procedure, una prenotifica per lo stato di calamità naturale? Sì, perché c'è tutta una procedura che va seguita, eh, l'abbiamo iniziata perché sono arrivate tante segnalazioni, eh, adesso dobbiamo fare un, un, diciamo, un inventario di quelli che sono i danni, per cui l'invito è ai, ai nostri agricoltori eh, di eh, certificare il danno, alle, alle organizzazioni di collaborare come hanno sempre fatto, ai comuni anch'essi di darci una mano per arrivare poi a definire la complessità del danno, perché il danno insomma, da come da ci si dice soprattutto per, eh, per il sistema orticolo e soprattutto per il sistema vitivinicolo è notevole in quanto la neve è caduta sulle foglie e, e chiaramente che hanno appesantito i vigneti e i vigneti sono caduti. L'iniziativa dell'ENAV appare in tempestiva e incoerente in assenza dell'atteso piano nazionale aeroporti e quanto scrive il presidente della regione Abruzzo Gianni Chiodi al ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi in merito al piano presentato dall'ENAV che prevede tra le altre cose la chiusura notturna dello scalo aeroportuale di Pescara dalle 23.00. Alle 7. In ragione della natura del piano, il Presidente della Regione, d'intesa con l'assessore ai trasporti Gian Donato Mora, ha scritto una lettera al Ministro delle Infrastrutture per evitare la riduzione dell'attività commerciale dell'aeroporto d'Abruzzo perché esso si tradurrebbe in un gravissimo danno alla crescita e allo sviluppo della struttura. In questo senso il Presidente Chiodi chiede al Ministro Lupi di avviare una riflessione con l'ENAV nel caso in cui esistesse la reale possibilità di riduzione dell'operatività dell'aeroporto. E sono 11.188 le persone nate in Abruzzo nello scorso anno, con un calo di oltre il 5% tra il 2008 e il 2012. È significativo il dato sugli stranieri, tanto da essere una delle ragioni del Sud a far registrare la crescita più consistente di bimbi nati da entrambi i genitori non italiani, mentre aumenta anche il numero di genitori non coniugati. L'età media delle madri è di 31,7 anni. Ogni donna in media 1,34 figli. I nomi più frequenti sono Francesco e Sofia e quanto emerge da un focus Istat sulla natalità del 2012-la maggior parte delle madri, 3.868 casi, ha un'età compresa tra i 30 e i 34 anni. Seguono quelle tra i 35 e i 39 anni, 2.921, quelle tra i 25 e i 29 sono 2.432, 31 le madri minorenne e 61 quelle con più di 45 anni, più in generale il 10,2% delle madri a meno di 25 anni e 7,4% a più di 40 anni. Cambiamo argomento, parliamo di impresa e comunicazione perché la comunicazione è fondamentale così come lo sono i nuovi media pilastri per concretizzare l'internazionalizzazione. Questo è il tema della conferenza stampa di presentazione del volume Come migliorare la comunicazione delle piccole e medie imprese, ideato dalla Camera di Commercio di Ascoli con la collaborazione dei... Professori dell'Università Politecnica delle Marche, Gabriele Micozzi e Gianluca Gregori. Vediamo però il servizio dei colleghi di Piceno oggi. È stato presentato presso la Camera di Commercio di Ascoli Piceno il libro Come comunicare per le piccole e medie imprese, un volume sicuramente molto utile agli imprenditori in questo momento economico non certamente favorevole. Abbiamo intervistato il professor Gianluca Gregori dell'Università Politecnica delle Marche, autore del libro, e il presidente della Camera di Commercio, ingegnere Adriano Federici. Si tratta di imprese solitamente molto competenti dal punto di vista tecnico-produttivo, ad esempio il caso della manifattura è evidente, ma con competenze limitate nell'attività in generale di marketing e in particolare di comunicazione. La comunicazione è stata per molti anni considerata solo ad uso e consumo delle grandi imprese, perché è abbinata alla pubblicità. Oggi le cose sono profondamente cambiate, c'è tutto un filone della comunicazione verbale, di quella non verbale e poi un mare enorme da praticare, che è quello del web. Eh, piccole imprese possono ottenere risultati molto consistenti utilizzando il web e Ci sono casi molto interessanti anche nelle logiche di internazionalizzazione, da questo punto di vista. È il quarto libro che la Camera di Commercio produce, eh, i primi tre sono stati fatti sulla tutela del credito, eh, sul business plan, su come presentare un business plan e poi sul controllo di gestione. Devo dire che. Li abbiamo poi diffusi con delle applicazioni anche su Apple e addirittura hanno avuto un successo enorme perché hanno avuto 45.000 download quello del business plan, di come presentare un business plan e sono addirittura al quinto posto nelle applicazioni più scaricate di... Di Apple. Il libro è assolutamente gratuito, come pure questo qui del comunicato d'impresa. Gli input sono rapidissimi, e cioè quello di avere un libro a prova di bambino eh, di facile lettura, molto veloce, divertente, accattivante e che incuriosisca. Oggi eh, la comunicazione è basilare per far conoscere la propria impresa non solo all'estero ma anche in Italia a potenziali clienti, poi far conoscere i propri prodotti e poi perché è importante comunicare anche a livello personale, quindi ci sono anche dei piccoli consigli nel caso in cui uno debba rilasciare un'intervista piuttosto che parlare in pubblico e così via. Questo è una sorta di manualetto operativo, una sorta di cassetta degli attrezzi come lo definisco io nella nella prefazione che consente eh, all'imprenditore di avere dei consigli, degli accorgimenti che può utilizzare nella, nella sua vita lavorativa. Parliamo di sindacale, un impegno da parte aziendale di sottoporre ai curatori fallimentari una proposta per onorare gli impegni derivanti dall'acquisto dell'ATR Group avvenuto quest'ultimo durante la procedura di amministrazione straordinaria. Questo l'accordo raggiunto ieri al tavolo delle relazioni industriali della provincia riunito dal presidente Walter Catarra affiancato dall'assessore al lavoro Eva Guardiani su richiesta dei sindacati soci. Massi e Proietti si sono impegnati a far pervenire alla provincia e curatori fallimentari entro una decina di giorni una proposta che chiarisca le loro intenzioni e che una volta formalizzata sarà valutata dallo stesso Tribunale. Da mesi, come è noto, la nuova gestione dell'ATR Group che ha fatto ripartire il ramo d'azienda con nuove commesse e il riassorbimento di 150 dipendenti vive momenti di incertezza legate alla Compagine societaria alla sentenza della Cassazione che ha annullato la procedura di amministrazione straordinaria. Il ricorso contro il progetto Colle dei Nidi presentato dai comuni di Bellante, Mosciano e Campli sarà discusso davanti ai giudici del Tar tra un anno esatto. Il rinvio della decisione sembra soddisfare i sindaci ricorrenti, visto che le compagnie petrolifere prima di quella data difficilmente daranno il via all'attività di trivellazione senza avere... La certezza ovviamente dell'esito del contenzioso, ma vediamo il servizio. Il ricorso al TAR sul progetto di estrazione Colle dei Nidi sarà esaminato nel merito tra un anno esatto e il 27 novembre del 2014. È quanto deciso qualche giorno fa dai giudici amministrativi del Tar Lazio, dove è stato depositato il ricorso da parte dei comuni di Bellante, Mosciano e Campli. Il collegio giudicante, vista la complessità della materia, che non presenta dei precedenti specifici, e visto che le compagnie petrolifere non potranno iniziare le loro attività senza ulteriori autorizzazioni, la valutazione di impatto ambientale ha deciso di rinviare il contenzioso nel merito di un anno. Il rinvio deciso ad Altare, si legge in una nota congiunta dei tre sindaci, Mario Di Pietro Di Bellante, Orazio Di Marcello Di Mosciano e Gabriele Giovannini di Campli, lascia intuire che le compagnie autorizzate in questo lasso di tempo non compiranno nessun passo ulteriore, perché questo potrebbe significare investire soldi senza sapere che esito avrà il contenzioso. Non è da escludere, però, che le stesse compagnie potrebbero anche chiedere l'applicazione di una sospensiva al Ministero dello Sviluppo Economico, per evitare di incorrere in possibili decadenze dei nulla osta già ottenuti. Il rinvio dunque sembra soddisfare i sindaci che hanno impugnato le autorizzazioni per le attività di trivellazione, decisamente meno le compagnie petrolifere. Il congelamento della situazione inoltre non chiude le porte a nessuna azione successiva da parte degli stessi comuni ricorrenti, qualora la situazione dovesse mutare. Vista l'assenza di precedenti sul consenzioso, dicono ancora i sindaci, riteniamo che questa azione giudiziaria farà da apripista per altri ricorsi per future autorizzazioni rilasciate. Su questa tematica, infatti, anche l'Unione dei Comuni della Valvibrata ha presentato un ricorso al TAR. A partire da martedì 3 dicembre il Servizio di emergenza 118 e il pronto soccorso dell'ASL di Teramo saranno collegati tecnologicamente in tempo reale. La connessione Tecnica che mette in rete il Dipartimento di Emergenza nelle sue articolazioni territoriale ed ospedaliera consentirà alla centrale operativa del 118 di vedere le liste di attesa dei pronto soccorso aziendali permettendo la migliore ospedalizzazione dei pazienti. Ora, torniamo a San Benedetto con una nota del Comune. Meglio non rischiare. Qualora, governo non, qualora il governo non concedesse la proroga sull'approvazione dell'assestamento eh, di bilancio, i comuni sarebbero costretti a votarlo non oltre il 30 novembre. Un rischio che ha spinto l'amministrazione comunale di San Benedetto a indire il Consiglio in prima... Convocazione il 29 novembre e in seconda il sabato mattina successiva. Quasi sicuramente andrà in porto l'ultima ipotesi, dato che l'asticella del numero legale per dare il via all'Assise crollerà da 13 ad 8 presenze. A dare certamente forfè sarà l'esponente dei Verdi, Andrea Marinucci, mentre il capogruppo dei democratici... Claudio Benigni aveva annunciato pubblicamente che non avrebbe appoggiato un documento finanziario contenente nuove leve fiscali a danno dei cittadini. In ogni caso Loredana Emili e Sergio Pezzuoli si presenteranno in sala consigliare venerdì nel tentativo, si presume col supporto di PDL, Udc e Movimento 5 Stelle, di dare comunque il via ai lavori e a compiere lo sgambetto alla maggioranza. Intercredit, Confidi Imprese e Lavoro Autonomo hanno siglato un importante accordo con FarBanca, istituto bancario specializzato nell'offerta di servizi finanziari e bancari al mondo della farmacia del gruppo Banca Popolare di Vicenza. Grazie a questa convenzione FarBanca metterà a disposizione un plafond a tasso agevolato da destinare a richieste di finanziamento garantite da Intercredit e finalizzato a nuovi investimenti o ristrutturazioni aziendali. A questo si aggiungono le garanzie che Intercredit attra attraverso l'accordo siglato potrà concedere su linee finanziarie richieste dalle farmacie a Farbanca, agevolando l'erogazione del credito. Ed ora una notizia curiosa: fantasmi, spiriti e vecchi riti dell'antichità. Gli acchiappafantasmi dell'Epas con le loro strumentazioni torneranno presto a Sant'Omero e nella fortezza di Civitella del Tronto per approfondire una serie di aspetti emersi durante le prime verifiche e registrazioni. Ma vediamo un servizio. Torneranno a Sant'Omero e a Civitella del Tronto. Benvenuti nella Transilvania teramana. Massimiliano Maresca ed il suo team di acchiappafantasmi Fantasmi busseranno nuovamente per studiare, preferibilmente senza presenze umane questa volta, fenomeni paranormali nei siti segnalati. C'era sfatare il mito dei lupi mannari che, secondo la leggenda santomerese, si aggiravano presso la Fonte Vecchia, dove le fangiulle andavano a lavare i panni e lì venivano aggredite. I troppi curiosi che hanno assediato i cacciatori di Casper a settembre non hanno permesso lo svolgimento tranquillo delle indagini. Quelli dell'EPAS saranno dunque nuovamente in invalvibrata prossimamente. In valigia porteranno il geofono, la termocamera, la videocamera digitale, il rilevatore di campi elettromagnetici K2, il rivelatore di campi digitale, il rilevatore di campi analogico, un filtro ad ultravioletti, un microfono panoramico, un laser grid del DVR. A Civitella del Tronto l'EPAS si recherà per approfondire gli studi. Il mistero che si cela nella fortezza borbonica si infittisce, infatti. È stato captato dalla strumentazione di Max, Cindy e di tutti gli altri della squadra suoni anomali e bagliori. Erano lamenti che provenivano dal pozzo del suicida. Ci siamo divisi in due squadre, racconta Massimiliano Maresca. Chi faceva la parte alta e chi faceva la parte bassa della fortezza. Ci siamo poi ritrovati in piazza d'armi, appena in cima alla prima gradinata. Siamo stati attratti nella zona bagni da un forte rumore conseguente ad un picco di campo elettromagnetico. Magnetico da parte del nostro strumento chiamato K2. In questo punto abbiamo fatto delle sessioni di Electroid Voice Phenomena per captare con un registratore sensibile eventuali voci elettroniche che erano nell'ambiente circostante. Un altro strumento è stato messo nella grotta insonorizzata inserendo un microfono panoramico molto sensibile, prosegue Maresca. Qui i rumori sono assorbiti dalle pareti della grotta, che risulta totalmente asettica, eppure si sono sentiti tre colpi ben distinti sul microfono, e nella grotta non c'era nessuno. Ma l'esperimento più eclatante, prosegue nel racconto Maresca, lo abbiamo svolto vicino ad un pozzo dove negli anni 60 un ragazzo si è suicidato. Abbiamo sempre usato il K2 e abbiamo iniziato a fare domande come se stessimo parlando con una persona presente, facendo conto che in quel momento vi fosse lo spirito del ragazzo. Ad ogni domanda il K2 si accendeva, nel contempo si sono sentiti dei terribili lamenti. Non sappiamo cosa potesse essere, ma sicuramente ci avvicinavamo molto all'idea che potesse essere quel povero ragazzo. Vorrei diventare formazione, competenze e opportunità per entrare nel mondo del lavoro. È il titolo di un ciclo di seminari e workshop finalizzati a migliorare le competenze professionalizzanti ma anche personali e comunicative importanti per l'entrata nel mondo del lavoro dei laureati delle facoltà di bioscienze e tecnologie agroalimentari e ambientali. I seminari coordinati da Paola Pittia, presidente del corso di laurea in scienze e eh, tecnologie alimentari e sviluppati in collaborazione con lo sportello Placement dell'Ateneo, inizieranno domani, giovedì 28 novembre alle 16.30 nella sede della facoltà a Mociano Sant'Angelo. E cambiamo scuola perché l'istituto, liceo scientifico, aeronautico navale Antonio Locatelli di Grottammare. È una felice realtà nell'universo scolastico del territorio marchigiano e abruzzese. Ma vediamo il perché. In una fase di crisi che coinvolge anche il mondo della scuola, indicato spesso anello debole per reali sbocchi lavorativi e professionali c'è anche chi va in controtendenza, riuscendo ad offrire prospettive e un futuro meno incerto. Siamo andati a visitare l'Istituto, il Liceo Scientifico Aeronautico Navale Antonio Locatelli di Grottamare, che, come il quasi gemello di Corropoli, sembra vantare una marcia in più. La scuola, nata da circa tre anni, offre sistemi di insegnamento all'avanguardia applicati mediante il totale cablaggio dell'intera struttura, con la conseguente adozione di iPad da parte di ogni allievo. È così che consente al docente di utilizzare un linguaggio di comunicazione più vicino ed attuale ai giovani. La facilità di comprensione, l'efficacia dei risultati, ma soprattutto la peculiarità di questa idea di scuola che vede al centro lo studente attorno al quale girano i docenti in forte contiguità con le famiglie, rendono tale istituto formativo come pochi, quasi unico sul territorio nazionale. Il Liceo Scientifico Aeronautico Locatelli ha raggiunto un ulteriore importante traguardo. Il corso di studi quinquennale ha infatti conseguito la licenza del servizio di informazione al volo. È lo stesso Ente Nazionale Enac ad avere conferito tale riconoscimento. Il titolo di operatore del servizio di informazioni Volo FIS è un importante traguardo di carriera e consente allo studente di avere un'opportunità di impiego quasi immediato. In una fase nella quale difficilmente si riesce a dialogare con i giovani, parlando di scuola, ci è piaciuto porre in essere tali indirizzi presenti nei territori Abruzzese e Marchigiano. Ancora a scuola perché venerdì 29 novembre alle 11 sarà inaugurato l'asilo nido di Montori Alvomano in San Pietro in via dei Dominicis. La struttura è stata realizzata grazie al contributo solidale della Federazione Nazionale dei Consorsi del Bacino Imbrifero Montano e 29... Consorzi BIM, dopo che il vecchio asilo nido di Montoria aveva riportato danni strutturali permanenti a causa del terremoto del 6 aprile del 2009, il nuovo complesso scolastico dell'infanzia sorge su un'area di circa 3.000 m2, messa a disposizione del comune. L'edificio, di circa 400 m2, realizzato interamente in legno, ospiterà due sezioni per un totale di 40 bambini ed è strutturato per il massimo comfort dei piccoli utenti sulla base delle strategie bioclimatiche e dei più innovativi sistemi della bioedilizia, del risparmio energetico e del rispetto della normativa antisismica. Torniamo a San Benedetto perché è stato aggiudicato ad Eugenio Coccia il premio Truentum 2013. San Benedettese Eugenio Coccia ha 57 anni ed è professore ordinario di fisica della gravitazione presso L'Università Tor Vergata di Roma. La sua attività si è svolta nell'ambito della fisica astroparticellare, in particolare nella ricerca delle onde gravitazionali. Dopo la laurea e un lungo percorso di specializzazione presso il CERN di Ginevra, ha iniziato a lavorare nei laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati, partecipando a diverse sperimentazioni condotte in ambito europeo. L'onorificenza verrà consegnata sabato 21 dicembre nel corso di una cerimonia in sala consigliare. E chiudiamo con una notizia, anzi con un servizio di sport, una bandiera della San Benedettese, calcio Ottaviano Palladini, ex allenatore che l'anno scorso riportò i rosso tra i professionisti prima della cancellazione per problemi societari, bene adesso è diventato responsabile del settore giovanile della SAMB. Ai microfoni dei colleghi di Rivera oggi Palladini fa il punto della situazione con una punta di ottimismo riguardo il futuro della squadra. Vediamo. Ottavio Palladini, bandiera della SAMB, allenatore che ha portato la SAMB nei professionisti purtroppo prima del dispiacevole episodio di quest'estate, attualmente responsabile del settore giovanile rosso della SAMB di Moneti. Ottavio, qual è la situazione della SAMB e del settore giovanile? Ma della SAMB in generale è ottima perché sta andando benissimo e quindi... Eh, speriamo che, che quest'anno si possa tornare già tra la Lega Nazionale Dilettanti, cioè nella Serie D. Eh, I presupposti sono buoni e quindi speriamo tutti in questo. Poi per quanto riguarda il settore giovanile, diciamo che. Questo è l'anno zero, l'anno zero nel senso che purtroppo si è ripartito da zero, non abbiamo potuto scegliere niente, non abbiamo potuto fare i provini e dobbiamo ringraziare tutti quei ragazzi che si sono ripresentati nonostante tutte le vicissitudini che quest'estate si sono verificate. Quindi ringraziamo i ragazzi che sono tornati e ci hanno dato fiducia e molti se ne sono andati purtroppo però. E le basi per fare business ci sono e quindi cercheremo poi un altro anno di iniziare a mettere qualcosa, qualche palette importante. Il settore giovanile al momento è gestito tramite un'associazione di tifosi che si chiama Noi Sam. I vostri rapporti con l'associazione secondo te è una prospettiva possibile nel lungo periodo la gestione tramite i tifosi? Secondo me sì, anche perché più che gestione diciamo che è finanziata la SAMETese è sempre proprietario del settore giovanile, solamente che questi tifosi che hanno tirato fuori una cifra importante e hanno voluto dare questi soldi per, eh, per finanziare il settore giovanile. Ci sono molte eh, diciamo così, cose importanti che si stanno facendo, eh, la cosa più importante che si sta cercando di fare e abbiamo avuto eh, già eh, ottime risposte è quella di fare un memorial borgonovo. E intorno a aprile e i primi di maggio per, fare, per ricordare Borgonovo e anche Moreno Solfrini che sono morti per la SLA. E quindi la Fiorentina, il Milan e il Como ci hanno dato questa disponibilità, adesso la data ancora non è precisa ma siamo a buon punto. I fatti di quest'estate ancora fanno male a pensarci. Una domanda con una risposta secca per Ottavio Palladini: secondo te la Sambo potrà tornare ai fasti di un tempo oppure è un periodo storico che ormai appartiene al passato? Secondo me sì, secondo me sì e spero che ci torni al più presto diciamo che, ripeto, tornare in Serie D già sarebbe un grosso passo importante perché poi in altro anno la Serie D sarebbe come una C2 e poi ti ritrovi subito in C1 l'interessante è che si programmi e si facciano le cose serie e bisogna mettere le basi per fare qualcosa di importante ecco perché il ruolo dei tifosi adesso diventa determinante come dicevamo questo era il nostro ultimo servizio, grazie per la cortese attenzione. Noi ci ritroveremo domani con una nuova edizione le 14 di J News e vi ricordiamo che questa edizione andrà in replica alle ore 22:30. A tutti davvero una buona serata!